Sì, l'allenatore è cubano, ma lui è sempre stato il mio allenatore da quando avevo 15 anni. Ah, ok, Quindi quindi proprio il subito tuo dopo, allenatore quindi. personale, quindi, cioè te lo Sì, porti esatto. appresso dappertutto. Sì, lui era il mio allenatore personale. Lui ha fatto con me tutto, tutte le gare, tutti i risultati. Lui con me ha vinto tutto, no? Diciamo, tipo, un aneddoto con lui, quando avevo 15 anni, 16 anni, no? Ho avuto un male al ginocchio. Una volta ero lì con la mia mamma, lì che stavamo parlando, lui arriva e mi dice questa cosa. Io avevo 16 anni. Mi dice: Abraham, se tu fai tutto quello che dico io, sarai un campione olimpico. Ammazza. A 16 anni mi ha detto questa cosa. Io l'ho guardato così, ho detto, non sapevo cosa dire, sono stato zitto, no? Però questo è rimasto dentro di me fino alla fine. E quando abbiamo fatto questa medaglia di bronzo olimpico, mi ha detto: hai fatto tutto quello che ho detto io, e siamo arrivati al risultato. Cioè, ci ha preso alla fine. Dopo, me l'ha detto a 16 anni, ha fatto la mia, dopo 11 anni ancora lui si ricordava di questa cosa. Beh, Tu pure, anche mi sa. tu, insomma, Io pure, no? chiaramente. Questa è la cosa che mi ha detto, sempre l'ho avuto dentro di lui, questa cosa che mi ha detto, e quando l'ho fatto mi ha detto: l'abbiamo fatto. Wow. Quando si dice avere Quindi degli proprio, insomma. obiettivi, fissarsi degli obiettivi e raggiungerli, che ci possano volere 10 anni, ma prima o poi ci si arriva. Certo. Senti, comunque ci hai raccontato l'emozione di Tokyo, poi ci hai raccontato anche il momento brutto, diciamo un momento difficile che è stato quello prima di venire in Italia. Invece, qual è secondo te la tua medaglia più bella? Diresti che è quella olimpica oppure ce ne sono state anche di più belle, di più emozionanti, ecco? La medaglia che volevo io di più era l'Olimpica, perché sempre stato, è questo che tu ti alleni per tutta la vita, per quella medaglia. Però io ho visto una cosa che non ho mai detto, no? Mai. E sempre ho voluto fare una gara importante dove mi alleno, dove la gente mi conosce, no? E quindi al 2019, 2020 è stata una gara, l'Europeo a Roma, dove a Roma, lì dove mi alleno, dove tutti mi conoscono, ci sono i miei amici, la gente per strada, tutti che e lì è stata molto emozionante quella gara, perché è stata la prima volta che ho fatto una gara nella città dove abito, dove sono io, e quella gara mi ha emozionato tantissimo come l'Olimpiade, perché ho avuto anche il risultato lì, quindi ho raggiunto un altro sogno che volevo io. E quindi sì, anche questa altra gara che non è stata l'Olimpiade è stata molto importante per me, perché era Ecco, una cosa. perché l'hai sentita come una gara che hai fatto in casa, praticamente. Dove ti E poi tu alleni, vivi. Abram? Lo so, infatti stavo per dirlo. Ah, Scusa. io abito a Ostia, vicino. Sempre mi è piaciuto il mare, no? Non vorrei stare lontano. Ostia, a Roma, vicino alla palestra dove mi alleno. Quindi Quindi sicuramente non la Borgo Prati. No, no. non, quindi non è la Borgo Prati che citava Roberto probabilmente. Perché Robbo infatti prima chiedeva con che squadra ti alleni, immagino anche quindi in che palestra ti alleni. Probabilmente te lo chiede per evitarla, così Per non non ci va incontrarlo sul lui. ring. No, Roberto, tranquillo, no, 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 ma in quella palestra si fanno tante cose, no, 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 per forza devi fare lotta, no? Se sono anche più piccoli, tu puoi dominare, secondo me. Beh, è una cintura viola di Jiu-Jitsu, comunque qua, Dice la qualcuno, sua anche qualcuno anche Robbo. lui lo tira per l'aria, dai. Scusa, e a te piace stare a Ostia vicino al mare? Ti ricorda un po' Cuba? Sì, io noi dove abito a Cuba, abito non come qua, però abito anche vicino al mare. E qua, vabbè, diciamo che qua il mare non è. Non è quello di Cuba.
No, non ne ha caratteristica, non la sabbia e l'acqua, Io no, come lo definiresti il mare di Ostia, Giulio? io? No, fallo definire a lui, io. Eh beh, ma cioè, lui non vorrebbe essere offensivo, secondo me, però chiaramente, insomma, abituato al mare di Cuba, come lo definirebbe? Mi interessa a te come lo definiresti il tuo mare. Beh, come lo definirei il mare di Ostia? Melmoso, 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 denso, melmoso, beh, visto che esiste ecco, denso. denso sotto un sacco di Denso. aspetti. Denso è interessante come L'acqua, la definizione. gente. L'amarana proprio. Beh, ok, grazie, perfetto, hai reso l'idea, benissimo. Senti, ma io vorrei conoscere anche un po' più un aspetto non solo sportivo, visto che abbiamo parlato prettamente per lo più di sport, ovviamente, perché a noi ci interessa quello, però sai, io sono un po', cioè voglio andare a fondo, voglio conoscere la persona, di cos'altro si compone la tua vita, quali sono i tuoi hobby e soprattutto se pratichi altri sport per diletto, cioè per svago, per divertimento. No, altri sport per adesso non lo sto facendo nulla, però la cosa che sempre ho detto, e dico sempre che dopo che finisca la mia carriera sportiva vorrei fare l'allenatore. È una cosa che sempre l'ho voluto. È un'altra mia passione, sai, vedere quelli che entrano in palestra, che non sanno niente, e tu inizi a insegnare, loro imparano, senza rendersi conto, sono campione d'Italia, dopo fare una medaglia a livello internazionale, vorrei fare questo. Diciamo che Bene, quindi vorresti l'impatto. tramandare il tuo sport perché, diciamo, vorresti fare un po' come il tuo allenatore, poi, quindi. Più o meno. Quindi è stato veramente importante per Sì, no, ma questo l'ho voluto fare da sempre. Ma ti ho sempre detto, sempre da piccolo mi dicevo tipo, beh, vorrei fare allenatore così non faccio niente, no? te. E le altre.